È stata formalizzata da parte del Comune di Agropoli la proposta di intitolare una piazza del Centro Delfino alla memoria del professor Paolo Serra. Non si tratta di un luogo qualsiasi, ma un punto prossimo al centro cittadino in cui persistono due edifici contenitori sani di cultura, come li ha definiti il sindaco Roberto Mutalipassi, il Cineteatro De Filippo e la Scuola Mozzillo. Parliamo di Piazza Mediterraneo. Ai nostri microfoni il commento di Elvira Serra, sorella di Paolo e consigliera comunale. La mia famiglia, che è rappresentata in questo momento da me, è molto felice e ringrazia l'amministrazione comunale, la giunta che ha preso questa importante decisione che i cittadini della città di Agropoli aspettavano da tanto tempo. Quest'anno si compiono i 10 anni della scomparsa di Paolo e quindi è la giunta a determinare una scelta di questo tipo e lo ha fatto e noi ne siamo orgogliosi e contenti. Insomma, anche perché Paolo Serra è una figura molto importante per Agropoli e ricordiamo anche che si tiene annualmente anche il premio Paolo Serra, noi eravamo presenti, quindi sicuramente è una figura che va ricordata anno dopo anno. Va ricordata perché tutti quanti devono avere memoria di qual è stata la crescita della città, perché chi non ha memoria non ha radici e quindi è molto importante partire dal passato per il futuro. E Paolo ha rappresentato una pietra importante per la crescita di questa città. La sua politica era volta proprio alla crescita del luogo che lui amava più della sua vita, Agropoli, e quindi ha dedicato parte della sua attività politica, ma anche sociale e anche come docente, come preside di scuola, come editore, lo ha dedicato sempre alla sua terra. E quindi i cittadini di Agropoli lo ricordano con immutato affetto e aspettavano questa bella notizia, perché è anche un piccolo segno di gratitudine per l'affetto che i cittadini hanno dato a Paolo e che Paolo ha dato a loro. Ecco, ricordiamo inoltre, lei ha ricordato il suo ruolo di editore, insomma, quindi anche nel nostro campo ha lanciato tanti giornalisti da questo punto di vista. Ha lanciato tanti giornalisti che oggi sono importanti in campo nazionale, perché poi Paolo aveva aperto una filiale di Teleagropoli in tutte le più grandi città d'Italia. E questo perché? Perché portava il nome di Agropoli dappertutto. E questo era un vanto per lui, che Agropoli fosse conosciuta dappertutto e quindi questo è stato uno stimolo ancora ulteriore per la crescita della nostra bellissima città. Paolo è stato editore di tanti giornalisti, ad esempio che oggi Giulio Mainente è Porta a Porta, Franco Esposito è direttore di Telecolore, abbiamo a Sky due giornalisti che sono stati con Paolo. Insomma, Paolo ha tenuto una scuola politica e anche una scuola giornalistica, ma lui era un fine letterato, era un cultore della letteratura classica e da qui, dalla cultura, dall'istruzione, lui è partito poi per tutti i progetti. Quindi l'insegnamento che Paolo ci lascia è che tutto è possibile se uno lo vuole, questo era il suo motto. Ma innanzitutto bisogna formarsi, prepararsi, studiare e cercare poi da questo trampolino di lanciarsi verso il futuro. Niente è impossibile a chi lo voglia davvero.